Salve a tutti ragazzi, oggi sono qui in questo video per mostrarvi come si scarica la mod per farmi su Unreal 2015. Andiamo su Modhoster, visto che è un sito ottimo dove ci sono mod fatte bene. Vediamo, magari scarico questo qua, che è il link diretto con il server qua del coso di Modhoster, quindi non avete nessun problema a scaricare. Fate qua, io ho tradotto l'automatico che mi dice cosa cazzo c'è scritto. Cliccate qua e lo riscarica. Questa stessa cosa, solo che da un altro link diverso, che adesso vi faccio vedere, può essere Adfly o altri, o anche sta roba qui. Guardate, download, scarica direct download e riscarica questo qua, ecco. Se poi avete problemi con Uploaded, non so cosa farvi, non c'è. Cioè, oh, figata, c'è l'Oreale. Insomma, non so cosa farvi se non vi va, non, cioè, non possiamo farci nulla noi, dovete modificare il DNS di Google. Se poi non va, non, mi spiace, ma non possiamo farci nulla. Tanto qui si è scaricato il DevSphere, voi andate in Download, fate taglia, documenti, My Games. Farming 2015 mod incolla e voilà. Ora voi create il gioco e create la cartella. Eccomi qua nel gioco, voi andate su opzioni, mod, eccolo qua il nostro TTD front loader. Scegliete una partita a caso. Ed eccoci qua nel gioco, voi premete P, andate, mettete categorie, marchi, categoria mod. Ed eccolo qua il nostro DevSphere. Lo comprate, andate al negozio e come vedete è stato aggiunto l'attacco qua. Ecco, questo qua è il TTV 7250. Se la mod non vi va, vuol dire che dovete aggiungere il gioco alla patch 1.2, che vi ho già spiegato il video come si fa. Se non vi va, non so, avete sbagliato qualche procedimento. Comunque basta seguire quello che ho detto io, non avete nessun problema. Bene, spero di essere stato utile. Se magari volete tutorial su altri siti di mod, basta chiedere, io vi spiego come si fa. Bene, con questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!